Sesta Canale, dirigente dell'Istituto Comprensivo Bassano Genovese. Oggi Open Day, di un momento di conoscenza per tanti ragazzi che si apprestano a fare una scelta importante per il loro percorso di istruzione. Buongiorno. Sì, è una bellissima giornata, è la giornata che dedichiamo ad aprirci al territorio e a far conoscere chi siamo, i nostri ambienti, le nostre offerte, i nostri ragazzi mobilitati per l'evento, i nostri docenti che hanno lavorato a lungo per poter rappresentare in sintesi quella che è l'attività della scuola e, come dire, le competenze maturate da tutti. E in qualche maniera i nostri ambienti sono a disposizione dei genitori che vogliano conoscerci e abbiamo realizzato tutta una serie di attività attraverso laboratori diversi, il laboratorio di lingue, il laboratorio di arte, il laboratorio di francese, il laboratorio STEM, il laboratorio delle attività coding, il laboratorio di biologia, e tra l'altro il laboratorio nuovissimo appena arrivato con i fondi del PNRR, l'aula immersiva che sta attraendo veramente i ragazzi e che è diventata una bellissima opportunità di crescita e di consolidamento delle conoscenze dei ragazzi in uno scandaglio veramente notevole di ambiti di conoscenza. Siamo in auditorium dove i ragazzi dell'indirizzo musicale si apprestano a dare un piccolo saggio delle competenze assunte, stanno provando in attesa che i diversi gruppi di genitori che stanno attraversando i vari ambienti, compresi gli spazi esterni, compresa la palestra, con tutte le attività che si offrono, vengano qui ad ascoltarli nell'esibizione. E nei prossimi giorni sono previsti una serie di attività ancora, ripeteremo le esperienze a gennaio, proprio in prossimità poi della scelta che i genitori opereranno. Comunque devo dire che abbiamo avuto un bel successo di pubblico, tanto interesse e tante curiosità da parte sia dei ragazzi che delle loro famiglie. E questo ci appaga e ci conforta per tutto quello che sarà il futuro di questa scuola. Comunque sempre noi continueremo a lavorare e a metterci a disposizione dei ragazzi e delle famiglie. Sono la professoressa Scardino e mi occupo di coordinare all'interno dell'istituto le attività extracurricolari, quindi le attività che si fanno al pomeriggio, corsi di lingua. Questo è il nostro laboratorio linguistico dove prepariamo i ragazzi già da tanti anni per le certificazioni Cambridge, Trinity e da quest'anno anche per i corsi di spagnolo, oltre a quelli di francese che portano alla certificazione DELF. Nel pomeriggio qui a scuola si fanno tante attività, tra cui per esempio il laboratorio di teatro, il laboratorio anche di robotica, il laboratorio di informatica, quindi l'offerta formativa è decisamente molto ampia. Sono l'insegnante Ravida Donato Maria, insegnante di matematica e scienze della scuola Bassiano Genovese. La nostra scuola propone varie attività, quali per esempio l'attività di educazione ambientale e educazione alla salute. Entrambe attività che vogliono promuovere le buone pratiche per poter vivere bene in un ambiente sano. Altre attività che vengono proposte ai ragazzi sono quella del coding che introduce alla programmazione informatica e l'attività di robotica che è particolarmente coinvolgente per i ragazzi e motivante. Altre attività importantissime che la nostra scuola propone sono quelle dei giochi matematici che potenziano tantissimo la logica utilizzando la matematica in maniera molto divertente, nonché i progetti di recupero di matematica in maniera tale che eventuali lacune possano essere colmate. E non per ultimo il laboratorio di scienze che affascina tantissimi ragazzi perché ovviamente non è possibile fare scienze senza mettere in pratica. Abbiamo l'orchestra, potete scegliere diversi strumenti da imparare a suonare, ad esempio noi qui siamo dei pianisti, poi ci sono i chitarristi, i violinisti e i flauti traversi.
qui imparerete a leggere e scrivere la musica, quindi imparerete le note, la durata delle note, come leggere un pentagramma, e infine metterete in pratica, quindi suonerete diversi brani. Poi, ad esempio, in vista di alcune, ad esempio, feste o manifestazioni, suoneremo qui in orchestra oppure in ensemble. Durante l'anno poi ci prepariamo per diversi concorsi, sempre di musica, per esempio anche in ensemble, brani singoli, come diceva Maristella, sotto per esempio le vacanze, per esempio questi Natale, ci prepariamo l'orchestra per i concerti. Buongiorno, sono la responsabile del plesso di Destra Lontano, Miria Calpona. Volevo innanzitutto dire che il plesso Destra Lontano, appartenente all'Istituto Comprensivo Bastiano Genovese, testimonia la sua presenza come agenzia educativa sul territorio da circa 60 anni, punto di riferimento strategico per la professionalità del personale educativo e per la presenza di ampi spazi e tecnologicamente avanzati. L'inclusività rappresenta la peculiarità che meglio lo configura, sia dal punto di vista didattico educativo che da quello strutturale. Per questi motivi vi invitiamo a partecipare numerosi alla giornata di Open Day, che si terrà per l'appunto nel nostro plesso venerdì 19 gennaio alle ore 15:30. E avrete modo di visitare i locali della scuola, ristrutturati, colorati, abbelliti, e avere contezza dei servizi che offriamo. Un saluto dalle maestre della scuola Cairoli. La nostra scuola ha una struttura particolare, ci sono delle mura al cui interno ci sono tre padiglioni, due di scuola primaria e uno di scuola per l'infanzia. Esiste una vasta area ricreativa per i bambini nella quale possono giocare liberamente oppure usufruire dei percorsi che sono stati opportunamente strutturati dal team docente. L'articolazione oraria delle classi è a 27 ore per le classi prime e seconde, a 30 ore per le terze, quarte e quinte, ed esistono anche alcune sezioni a tempo pieno che godono dell'orario a 40 ore settimanali. L'istituto prevede delle attività curriculari ed extracurriculari finalizzate al recupero e potenziamento delle capacità degli allievi e al potenziamento di tante altre capacità di tipo artistico, di tipo tecnico-scientifico e quant'altro. Il nostro istituto ha la peculiarità di avere l'indirizzo musicale, quindi tutti i bambini fin dai primi anni della scuola per l'infanzia vengono indirizzati verso la musica, e quindi spero che a voi tutti possa essere gradito venire a trovarci e a l'open visitarci. Day l'open day sarà giorno 18 il pomeriggio a Cairoli dalle 15:30 per un paio d'ore. Vi aspettiamo. Salve a tutti, ho il piacere di presentarvi le scuole dell'infanzia del comprensivo Bastiano Genovese. Il nostro istituto attualmente comprende 4 scuole dell'infanzia con orario di 40 ore settimanali. Tutti i plessi presentano nuovi arredi scolastici e sono stati dotati di innovativi supporti tecnologici. Siamo molto attenti alle esigenze di tutti i bambini, che sono il centro intorno a cui ruotano tutte le nostre attività. Le nostre scuole dell'infanzia, oltre alle normali attività didattiche, propongono un ampio ventaglio di esperienze educative attraverso uscite didattiche e partecipazione a spettacoli di inglese, a spettacoli a teatro e al cinema, attività linguistiche d'inglese e clip di francese, attività motorie e musicali, attività di ascolto e espressività corporea e attività di prelettura e pregrafismo. Buongiorno, sono l'insegnante Recupero Laura, responsabile di plesso della scuola dell'infanzia Peter Pan, composta da 3 sezioni suddivisa per 3, 4 e 5 anni. Nella nostra scuola è presente un bellissimo giardino, quasi un boschetto, dove i bambini hanno la possibilità di effettuare tantissime esperienze e sperimentare con il corpo e vivere anche dei momenti gioiosi. Buongiorno, io sono la responsabile di plesso della scuola dell'infanzia di Cairoli Cattafi. Mi chiamo Angela Cutullo e siamo una scuola formata da 4 sezioni, composta e suddivisa per età omogenea, quindi per 3, 4 e 5 anni. Le nostre aule sono molto luminose e arredate con attenzione proprio per
facilitare lo sviluppo motorio e il gioco creativo di tutti i bambini. Buongiorno, sono l'insegnante Fazio Carmelina, responsabile del plesso di Cannistra Casa del Fanciullo, che attualmente si trova in via Umberto I. E abbiamo davanti un bellissimo spazio che noi usiamo per fare esperienze dirette. Infatti, come finalità noi abbiamo proprio questa, lavoriamo con i laboratori e quindi i bambini sono concentrati poi nel fare, imparano facendo. Buongiorno a tutti, io sono l'insegnante Rosanna Di Stefano, responsabile del plesso Destra Longano. Diverse sono le attività che vengono svolte al suo interno per accrescere le potenzialità del bambino e sviluppare le competenze. La nostra ideologia principale è quella di educare i bambini all'unicità e non alla perfezione. Le due aule sono molto luminose e dotate di giochi, attrezzature nuove che sono arrivate, anche un bellissimo giardino all'esterno. Thank you.